Salve a tutti ragazzi del SMT Airsoft, oggi siamo qua con H e io sono ovviamente M. Esatto, bello come il sole. Ovviamente io sono T e siamo qua a recensire oggi in una nuova location. Siamo a casa del qui presente tettone. Non perché ti devo toccare, prima ti piaceva, stronzo. Ah, ok, vabbè, sono dopo così non ci vedono in pubblico, posso capire. Con questo bellissimo sfondo tipo Dario Moccia. Siamo qua a recensire quel fucile che lui ha in mano. Non quello che ha in mano adesso, ma quello più sotto. Esattamente lì, quindi questo fucile è un fucile a pompini. Fucile a pompini con caricamento a così. Ah, ok. Che è un Marui 870 breaker. Allora, devo trovare la cazzuto. Lo descrivo, per favore. Io dovrò in poche parole? Poche parole. Cazzuto. No, qual è una parola? Poche parole sono più di una. Molto cazzuto. Ok, questo è un po' mio parole. Scherzi a parte, no, scherzi a parte. Fucile in, per quanto non è in metallo, pesantissimo, ABS, tranne gli interni. Allora, funzionamento a gas. Professionali! Beh, sì. Professionale, forza. Che cazzo avevano detto? Devi descrivere gli esterni. Descrivere gli esterni. Gli esterni. Professionale, non cagarmi. Gli esterni sono, come hai detto prima. No, prima. Io guardo la telecamera. Gli esterni sono ergonomici, perché la parola del giorno è ergonomico. Impugnatura ergonomica, grip ergonomica. Tutto ergonomico. Tutto ergonomico. E questo fucile qua è molto particolare, perché, ripetiamo, è a gas. È a gas. Il caricatore del gas dov'è? Il caricatore del gas lo troviamo qui sotto. Comunque sgancio, tutto io comincio a continuare a parlare. Questo caricatore del gas, molto grosso, veramente molto capiente, riesce a sparare addirittura 180 pallini. Perché ovviamente abbiamo 5 caricatori, 5 bossoli, 180 più, non lo so, ma 150. 150 sì, 180 in estate. Può essere. E il sesto bossolo, ovviamente, anzi, potessi portare 7 bossoli con questo fucile. Sì, uno all'interno, perché uno interno, 5 esterni. E tu dici 5 più 1 non fa 7. No. Dov'è il settimo bossolo? Il settimo si può infilare. Esatto, infilare. Il bosso, apri. Infili con decisione. Con decisione. Lo infili qua dentro. C'è una molla che permette il recupero veloce del, vedi, posso dire, l'utilizzo della molla, ma anche come altri rumori che ovviamente tutti quanti voi conoscete. Quindi devo dire che questo fucile qua ha la possibilità di portarsi dietro 180 colpi con, si spera, una girata di gas. Sì, una si spera di gas, si spera. Auguri a farli fuori tutti, comunque sono veramente tanti. Dotazione del fucile. Il fucile arriva senza il portabossoli, arriva soltanto con la slitta, senza tacche di mira. Io gli ho applicato, come vedete, il portabossoli, fortunatamente spendendo poco. Smonti la slitta, infili sotto il portabossoli, metti la slitta, metti le viti, perfetto, pronto all'uso. Quanti bossoli ti danno col uno? Ti danno un bossolo. Costo del bossolo? Costo di due bossoli sono 12-15 euro. Quindi dai 30 euro ti compri 4 bossoli, 5 euro con quello interno. 15 euro hai detto prima. Circa 15 euro. Sì, okay. E arriva il prezzo forte. Allora, siete seduti? Se non lo siete, sedetevi. Respiro, con calma, meditazione zen. Costo del fucile. Questo cosino costa 280 euro. Ci hai provato, stronzo, a passare il prezzo. Ragazzi, 300 euro con e per 285 euro invece prendi la versione lunga, che è l'M870. Maronna. Faccio anche pubblicità. Maronna. Non lo vendo. 280 euro, uno dirà. Allora, costano, effettivamente costa tanto. Ma cos'è che mi dà questo fucile? Mi dà una struttura molto solida, molto possente, è compatto, ergonomico. Io in urban lo uso, infatti, come arma secondaria agganciata al tattico. Esatto. Comunque ha la sua solidità bella cazzuta, non si muove nulla, si muove soltanto quell'avanti indietro così, no?
Esatto, anche fa anche un bel rumore, molto, sì, molto realistico, anche perché l'interno effettivamente essendo, sì, gas, c'è poca differenza. Poca differenza dalle, dalla parte, dalla controparte reale. E è particolare perché? Questo fucile è particolare perché non spara un colpo, ma può sparare o tre colpi, come tre colpi, come i fucili Marui a pompa, o il selettore qui all'interno al posto dello pappo per spararne 6. 6 colpi! No, ho sbagliato qualcosa. Aggiungi un bollicino e fai 6. No, perché no? Perché dopo mi aggiungo qua il sesto coso che tu cacci rimane di merda. Come fa? Lascia stare. Vergogna. Ok, scusa. Con Paint lo aggiungo. Beh, che schifo. Proprio disegnato, sì, ovviamente. Disegnato. Dai, no, no, faccio un contorno rosa. Più o meno di questo colore qua, no? Esatto. Allora poi... No, no, proprio rosa, rosa, shocking. Rosa, rosa, lo facciamo, lo fai decisato, sì, sta. Quindi devo dire che ha la possibilità, con una sola cartuccia, di sparare o 5 volte nel caso... Dei sei colpi. Di sei colpi, oppure, ovviamente, sono 7 volte con il carico... Con... Come 10? Sono 30. Ma lo sai che 7x3 fa 30, no? Yeah. Sono bravo in matematica, ma non mi hai convinto. Yeah. Vabbè, comunque, scherzi a parte. Scherzi a parte, poi vabbè, troviamo la sicura. Esatto. Qui sopra il grilletto c'è un bellissimo bottoncino. Poi si... L'apertura per il bossolo dov'è? L'apertura del bossolo è sotto, come quasi tutti i fucili a pompa. E esce, sì. C'era già dentro un bossolo, non lo so. Sì. Molto caruccio, molto caruccio. Quindi ripetiamo che i bossoli non sono per il gas, ma sono soltanto per i pallini, perché il gas è là sotto. Esatto. Quindi per cui abbiamo la possibilità con questo fucile qua a pop-up fisso di decidere se avere una rosa un po' più ristretta, 3 colpi, sì, o un po' più larga a 6 colpi. Ovviamente questo qua è una vostra decisione, perché comunque i 6 colpi finisce prima il gas e finisce prima il caricatore. Esatto. A 3 colpi magari avete meno possibilità di beccare il nemico, ma dura di più, esatto, sia il gas che il caricatore, quindi a vostra scelta. Si riesce a cambiare il coso con i guanti? Lo switch per il 3-6. Ah, per il 3-6? No, okay. Con i guanti non lo cambio. Quindi dovete decidere all'inizio del coso se volete cominciare con 3 o con 6. Esatto, con 6. O fate come me e usate i guanti senza dita. Hai ragione, touche. Quindi, cari ragazzi, ora vi faremo vedere dalla distanza di, penso, un 15 metri sia il giusto per, sì, comunque... spareremo contro quella casetta là che è marrone e si vedranno i pallini. No, andiamo giù direttamente, mettiamo un pezzo di foglio bianco e vediamo una rosa. Spariamo contro la casetta. Esattamente. Anche perché questo qua ovviamente è un fucile per lo schivo. Sì, consolidamente solo per lo schivo. Urbano assolutamente no, perché è un fucile troppo lungo per l'urbano questo con i ragazzi, quindi che ci potete scomodo, fare? Scomodo, non c'è neanche il calcio, che cazzo di fucile di merda è? Esatto. Cioè, un fucile senza calcio che fucile è? Per lo è un fucile senza calcio. Quindi, cari ragazzi, ora faremo vedere la prova di tiro. Un 2, ah no, 3 con la destra. 3 lì. 3 attacchi di mira. Minchia, questo è secco, eh. Questo forse fa fatto 4 colpi qui in mezzo, eh. Ora avete visto come questo bel fucile da 290 euro spara. Davvero? Sì. Ok. Quindi siamo qua a fare tutte benedette, saluti, solite cose che dovrebbe fare quel pisellone di Michele. Pisellone. Quel manzo. Quel manzo di M. Purtroppo io non sono capace di farlo, quindi oggi le farà H. Quindi, prego. Non mi ricordo più, è un po' che non guardo un video. Beh, bravo. Beh, bello da dire, grazie proprio. Ti odio. No, ho guardato quello della... Sì, tu non li guardi perché sei sempre lì a guardare dal vivo, stronzo. Ovvio che non li guardi e poi basta. Ma vabbè, lasciamo stare, va. Allora, iscrivetevi alla pagina. Allora, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, o mettete non mi piace, a me non frega assolutamente un cazzo di niente. Iscrivetevi alla pagina Facebook, così avete tutte belle le notifiche che questa personcina pubblica senza firmarsi, non capisci mai chi cazzo parla. Sono sempre io. Esatto. Commentate se il video non vi è piaciuto e dici perché non vi è piaciuto, così almeno noi possiamo migliorare. Così almeno io così non vengo più io e faccio tornare gli altri due. Esatto. Tanto non vengono lo stesso perché sono in giro con la tipa. Madonna. Raga. Quindi mi sopportate. Raga, le ragazze sono rovinare software. Ragazze fidanzate a cui non piace software sono proprio rovinare software. C'è un cazzo da fare. Quindi, cari ragazzi, con questa notizia bomba che le ragazze a cui non piace software scassano le palle. Sì, vero. Vi possiamo salutare e alla prossima recensione con
Come si dice? Stay angry, stay biru. Yeah! Tutto la parte meccanica. Quindi, quando subisci un colpo esplode, ti arriva in faccia il palloncino. ABS. No, non è quella l'ABS. Beh, no, quella è lei, quella è il bag, coglione. Che cazzo sta dicendo? E pensavo anche che cazzo ho detto! L'ho detto! E poi mi sono detto, ma che cazzo sto dicendo? Ma io pensavo, che cazzo sto dicendo io? Poi mi dice una cosa del genere. Chiedo scusa, vai. Posso. Quindi anche quando si fa un cambio di spalla, è molto semplice. Tenere entrambi gli occhi aperti, visione periferica al massimo, e nessuno ti può fregare nel punto cieco, nell'angolo cieco di visione. Sì, ok. Bello, molto silenziato. Minchia, oh raga! Ma senti qua che. Senti qua che botta! Mi è provano! Ah, madonna! No, ma porco Dio! Questa è mafia! Vorrei chiedere al nostro meccanico team. Dico, se voi ci seguite su Facebook, avrete visto che T ha lavorato. Abbiamo il canale anche. Sì, incredibile. Ha lavorato su.